Ciao ragazzi, un saluto a tutto il gruppo, eccoci in un nuovo video. Oggi siamo andati a montare il nuovo aeratore del bagno, perché è successo che nell'ultimo viaggio ci siamo persi il cappello e siccome era vecchio sono andato a sostituire completamente. In poche parole, nel kit che mi hanno mandato, non voglio dire il negozio, però penso che il kit è quello lì. Vi voglio avvisare che comunque li mandano senza viti, quindi quando andate a smontare il vecchio aeratore controllate bene le viti che ci sono, andate in ferramenta e le comprate. Io qui ho messo delle viti 4x50. Per chi lo volesse sapere, le viti vecchie erano più lunghe e arrivavano fino qua, e infatti l'ultima parte era arrugginita perché non era coperta, che poi fino a qua sopra non serve. L'importante è arrivare a fine battuta di questo pezzo qua. Viene montato questo pezzetto qua sotto, da sotto viene avvitato queste quattro viti. E poi l'importante è che voi, quello che non era stato fatto, coprire bene tutti i buchi. Io adesso ho messo il pezzo sopra, prima ho pulito per bene, ho messo il Terrostat, ho appoggiato il pezzo, ho avvitato da sotto questo pezzo qui, e ho avvitato da sotto, ho messo il Sika sopra. Ho fatto due giri di Terrostat sotto, infatti vedete che è avanzato, però questa bordatura mi serve anche per fare in modo che l'acqua arriva qua e non va e va oltre. Per essere ancora più sicuro ho sigillato la bordatura tutta attorno, quindi schiacciando il Terrostat si comprime tra il pezzo e il tetto e non entra niente. Ho coperto tutti i buchi che c'erano attorno, c'erano quattro buchi, ecco questi qua, e ho coperto questi quattro buchi e ho coperto le viti e niente. Adesso andremo a mettere da sotto questo pezzo che si va a incastrare e la retina arriva fino a qua battuta, e poi andremo a mettere il cappello sopra che si incastra a questi quattro bordini, 1, 2, 3, 4. Ok, e niente, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like. Vi faccio vedere il video in questo punto perché da questo punto qua potete capire come è stato svolto il lavoro e andate a mettere questi ultimi due pezzi. Questo ultimo pezzo da sotto, da dentro il bagno, lo infilate, vedete ci sono le tacchette, lo infilate tutto e arriverà qui a battuta, e quest'ultimo pezzo si incastra qui e poi è semplice. Va bene, per qualsiasi cosa mi scrivete nei commenti, mi fate sapere, anche se volete sapere qualcosa oppure suggerimenti. Questa colla qui è dello scotch della riparazione che ho fatto nell'ultimo momento, perché eravamo arrivati a destinazione. Ho messo, in poche parole, un piatto e con lo scotch tutto attorno, non avendo altro appresso. E niente, e dopo una settimana è arrivato il pezzo, adesso l'ho montato. Dopo andremo a sostituire anche l'altro aeratore, ne ho comprati due. Ok ragazzi, seguite il gruppo, il canale, e al prossimo video. Ciao!